Eccoci finalmente arrivati al traguardo che ci eravamo prefissati. Siamo partiti esattamente 2 anni fa con il restauro di queste sculture, siamo arrivati alla fine e come si possono vedere il risultato è più che perfetto, più che ottimo. Le sculture sono arrivate a rappresentare i veri colori che erano quelli naturali, quelli all'inizio dell'opera di decorazione di Alberto da Lodi. L'oro brilla, le incrinature del legno, le spaccature del legno sono state un po' riparate. Chiaramente si trattava di un restauro conservativo, per cui dove manca il pezzetto di dito o di piede non si è potuto ricostruire. Il programma continua perché la voglia di restaurare anche la scultura della Madonna di Maria Assunta in cielo con i suoi angeli e quel meraviglioso crocifisso che sta sopra la cancellata, ecco, e la voglia di restaurare anche quella c'è e si pensa di farle comunque nel momento in cui sarà montato il ponteggio per riportare le statue nella loro posizione originaria, nelle nicchie della cupola. Tutto questo si farà non appena sarà cambiato il sistema di riscaldamento e sarà studiato anche un sistema di illuminazione diverso per poterle valorizzare un po' di più e vederle un po' meglio anche dal basso questi capolavori. Il problema è chiaramente continua ad essere sempre quello. I salonesi sono stati generosi perché hanno contribuito, diciamo anche tutto il saronnese, perché anche dai paesi limitrofi, coloro che stimano questa chiesa, questo santuario, hanno contribuito al restauro di queste opere. E chiaramente si conta ancora sulla generosità residua, che il periodo di crisi permette di poter continuare col restauro anche di queste opere. Anche per esempio la balconata dell'organo sarebbe bene dare una bella pulita e farla ritornare a brillare come in origine. Confidiamo veramente nella generosità della gente e si possa arrivare entro il 2015, e noi speriamo molto prima, in occasione dell'Expo, a sistemare tutto quanto. Le sculture si possono vedere, la mostra sarà aperta, fra poco sarà aperta il 16 febbraio e il 16 marzo, sono 2 domeniche pomeriggio dalle 3 alle 5 e mezzo del pomeriggio chiaramente. Mentre invece per i gruppi, solo per i gruppi, si possono prenotare le visite telefonando al solito numero il lunedì, mercoledì e sabato mattina dalle 9 e mezzo a mezzogiorno 02 960 30 27. Risponde alla segreteria e sperando di trovare lo spazio nel calendario libero, sarà possibile venire a visitare e a fotografare anche queste opere. Grazie.